Torneo Win and Skill, sesto turno. Gioco con lo svizzero Bruno Kursteiner. Allora, stavo attivando la videocamera, spero di esserci riuscito. Tanto la posizione direi è abbastanza buona, sono un po' in ritardo in corsa, ma non posso lamentarmi. Direi che giochiamo questa e questa. Qui va nettamente in vantaggio in corsa, però la struttura non è eccezionale. Adesso ho il controllo completo dell'outfield. Diciamo che giochiamo questa e questa. Hello, can you see me? Yes, hello. Good. Hello, good evening. Good evening and good match. Ooh. Same to you, thank you. Ok, facciamo il bar point. Allora, sono parecchio indietro in corsa, la posizione è molto buona, secondo me è ancora presto per cubare. Giochiamo questa e questa. Ottimo tiro per lui. Quindi sono molto indietro, devo giocare questa. Io giocherei questa e questa.
6-3. Direi 6-3. Doppio 3. Direi che sicuramente devo fare questa. Devo colpire l'altra. Sperando che non tiri un 3. Ok, adesso direi che è too good. 6-2 non è un gran tiro. Devo giocare questa e direi che sollevo. Doppio 4. Doppio 5, 1, 2, 3. E 4. Tre, uno. Sei, quattro. Quattro, tre. Adesso rischio di scoprirmi. Mi scopro. Per fortuna non mi colpisce. 3, 1. Vediamo se riesco a far gammon. Doppio 5, ottimo. Ed è gammon. Ok. Doppio 3. Facciamo questa e questa. Questo potrebbe essere un double. Sì, posizione molto buona, io cubo. You take. Qui devo scappare.
5 e 2. Quattro. Pensato 2 minuti. Posizione è ottima. Potrei fare casa 2, ma preferisco giocare questa. Due, uno. Giochiamo questa. Altro 2-1. Cinque, tre. No, chiamo questa. Adesso deve scappare. Illegal move. 4-3. Esco con 2. Sì, perché lui ha la casa distrutta. Via, doppio 6. Fatto bene.
Ok, ho vinto il game. New game. 4-0. Ho pensato 2 minuti e mezzo. Casa 7, casa 2. Mi ancoro. Ottimo. Sono in ritardo in corsa, ma ho un'ottima struttura. Sei quattro, facciamo casa. No, mi sarei ancorato al suo posto. Questo mi sembra. Potrebbe essere un cubo. Devo colpire due. Secondo me devo colpire. Le colpisce entrambe, accidenti. Beautiful. Per me è ancora un take. Your opponent takes. Questa non ci voleva. Doppio 5 non è un gran tiro per lui. Rientro con una. Devo sperare di rientrare subito. Rientro. Qui devo giocare questa.
Adesso devo rinforzare subito la casa. Doppio 6. Diciamo che devo giocare questa. Cinque, quattro, facciamo casa. Questo è un pesante, camera. Diciamo che devo scappare. Mi colpisce. No, non può lasciare il 6 a tiro diretto. Non colpisco, accidenti. Facciamo casa. Giochiamo questa e questa. Doppio 6, se fossi rimasto indietro non sarebbe andata male. Doppio 1, disastroso. E vabbè, andiamo 4-2. New game. 4-2 per me, ho pensato 4 minuti. Colpisce 2. Ottimo doppio 4. E fa casa 4. No, non mi convince questa. Devo tirare un 5. Devo sperare di ancorarmi. Direi che è buona. La corsa è all'incirca pari. Diciamo 4 e 5.
Può fare casa in testa, ma non so se sia una grandissima idea. Doppio 3, ottimo. Adesso è ovviamente too good. Doppio 4. Facciamo casa 3. Cinque uno. Quattro, devo. Se rientra con uno, devo fare casa 7. Per il momento non mi sembra indispensabile, invece rientra. Direi che giochiamo questa. E questa. Qui devo cercare di far gammon. Qui potrebbe anche esserci un backgammon. Deve uscire con una. Ok, ha evitato il backgammon. Ho pensato 4 minuti e 20 secondi.
New game. E siamo 6-2. Ottimo doppio 4 per lui. Devo sperare di ancorarmi. No, danzo. New double. Per me questo è un drop. Your opponent drops. New game. Siamo 6-3, 8 minuti e 20 secondi. Colpisco. Devo colpire. Colpisce entrambe. Ottimo rientro. Direi che sia ancora. E devo sperare di ancorarmi anch'io. Invece non mi ancoro, però colpisco. Mettiamo questa. Ottimo, non mi colpisce e non copre il punto 5. Allora, sicuramente questa. Sicuramente questa. E giocherei questa. Ottimo, non fa casa 5. Servirebbe un 5 anche a me. Doppio 4. Io giocherei questa. Ottimo, non è un gran tiro per lui.
ho 14 pip di vantaggio, devo portare in salvo lo struggler. Devo provare a scappare. Mi colpisce purtroppo. Ma il 6 non è eccezionale. Lascia molti tiri di ritorno. Niente, bruttissimo. Direi che giochiamo 1 e 2. New double. Questo è un take. Your opponent takes. Fa casa 5, però mi lascia un po' di tiri. Cinque, tre. Direi che questa è questa. Mi servirebbe un 4. Perfetto. Non mi colpisce. Corsa pari, quindi sono in vantaggio. Devo sperare che non mi colpisca con un indiretto. Allora, non posso lasciare tiri, questa è obbligata. Io giocherei questa e questa. Non è il momento di cubare. Non posso smontare casa. Giochiamo questa e questa. È un double. Secondo me sì. Your opponent doubles. You take.
devo colpire. Allora, gli sto lasciando due tiri. Secondo me devo bloccare questa, sperando ovviamente che non tiri un doppio alto. Tiro io invece un doppio 5, che è eccezionale. Altro doppio 5. Ok, andiamo 10-3. Ho ancora 6 minuti. Mi colpisce. Devo rientrare e colpire. Colpisce ancora. Devo sperare di ancorarmi. Non posso mettere un'altra pedina sull'uno. Devo giocare questa e questa. Questo è un double. Siccome devo giocare questa. New double. Qui è troppo pericoloso, io passo. Your opponent drops. New game. Mi colpisce sulla casa 15, però riesco a fare il bar point, ottimo. Qui devo tirare un 3. Tiro il 3. E direi che devo giocare questa. Colpisco e vengo avanti. Potrei colpire anche la seconda, ma non mi sembra il caso. Adesso sarebbe un double se non fosse per il punteggio.
Devo colpirne due. Secondo me sì. Ho 5 minuti. Quattro, due. Direi che 2 e 4. Adesso vado in blitz. Doppio 6. Direi 1, 2, 3, però il quarto 6 diventa una seccatura. Questo però è sicuro. Potrei giocare 10-4. Oppure questa. Giochiamo questa. Cinque, tre. Io giocherei questa e questa. Questo non è un bel tiro. Voglio giocare questa e questa. Tre, due è grandioso. Rientra ma non mi colpisce. Questo potrebbe essere un double. Preferisco giocare. Direi 2 e 1. Non mi colpisce. A questo punto direi che è un double. Potrebbe anche essere too good. Secondo me non è too good. Your opponent doubles. Ho meno di 4 minuti. New drop, new game. Allora, 2 way, meno di 4 minuti. 11-4. Doppio 6 è ottimo. Sei uno non è un tiro bellissimo. Lo chiamo questa e questa. Doppio 4, molto buono.
Questo potrebbe essere un double. Preferisco giocare. Colpisco. Colpisce, accidenti. No. Quattro. E direi due. Brutta roba. Questo New double. direi che è un take. Your opponent takes. Accidenti. Continuo a danzare. Devo sperare di evitare il gammon. 1 e 2. Direi 11-3. Mi lascia un tiro. Mi serve un 4. Non viene il 4. Direi 3 e 1. Aia, casa in testa non ci voleva. Mi serve un 5 subito. Speriamo di evitare il gammon. Bruttissimo tiro. E niente game. E mi fa gammon. Diamo 11 op. New game. Due way, five away. Attenzione, meno di 3 minuti. 2 e 2. Quattro e uno. Potrei colpire, ma preferisco far casa. Provo a scappare. Si ha ancora, accidenti, e fa anche casa 9. Ok.
5-1 non è un grandissimo tiro per lui. Devo tirare un 1. Niente. Tre, due. Devo sperare che non mi faccia casa in testa. Non fa casa in testa. Devo sperare di tirare un 6. Doppio 5. Sei 5, direi che colpisce e fa casa 3. Mi serve un 4. Ne vengono 2. Devo andare sul 3. No, giochiamo questa. Danza eccezionale. Devo cubare. No. Qui direi che il cubo ci sta tutto. No. Quante sono le possibilità di Gammon? Io cubo. Forse avrei dovuto aspettare, perché il suo take point è molto alto, per cui avrebbe dovuto passare anche dopo. 1 minuto e 40. Netto vantaggio in corsa per lui, però colpisco. Devo sperare di colpire ancora. Questa non ci voleva. Devo fare casa oppure questa? Secondo me devo giocare questa. Altro doppio 3. Secondo me devo colpire, non mi interessa subire Gammon. Un minuto e 27, devo giocare però più veloce.
Giochiamo questa. Niente casa in testa. Brutto. Ottimo tiro per lui. Continua a non colpire. Devo giocare questa. Servirebbe un doppio 6. 6-5 non va bene. Un minuto e 25. Sei tre mi serve. No, sei quattro. Devo giocare questa e questa. Farei il prime da 6 sicuramente. Questo mi sembra un errore. Scappare non ha molto senso. Devo giocare questa e questa. Mi servirebbe assolutamente un 6-6. Qui devo scappare. E duplicare il 2. Qui se tiro un 3 posso vincere. Un minuto e 25. Qui mi serve un 6. Se tiro il 6 sono in vantaggio. Quindi secondo me deve colpire. Niente, tre, accidenti. Qui devo sperare almeno di evitare il gammon. Uno e cinque. Doppio cinque. Un minuto e 25. Ho evitato il gammon, anche se non era particolarmente grave. Adesso one away, four away. New double. E questo è un take. Your opponent takes. Aia, doppio 6, brutta roba. Direi che devo giocare questa. Un minuto e 20. Devo essere veloce. E direi 4. Cinque tre facciamo l'ancora.
importantissima perché non devo subire gammon. Cinque, quattro. Quattro, due. Casa in testa, non ci voleva. Quattro e uno, importante. Doppio due. Forse avrei dovuto andare sulla casa 20. Cinque tre non è un bel tiro. Devo sperare di colpire. Non colpisco, accidenti. Un minuto e 13. Troppo rischioso, non voglio rischiare il gammon. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. Quattro. Niente. Adesso devo correre per evitare il gammon, ma il gammon dovrebbe essere evitato. Un minuto per terminare. New game, it is not your turn yet. You Questo è un double. double, ma è un take, ovviamente. Your opponent takes. Devo tirare un 5, no, doppio 1, non è il massimo. Tre, due, ci ancoriamo. Sei non ci voleva. Doppio uno non mi serve a niente, anzi, due, tre e quattro. Sono in ritardo in corsa, lui sta meglio, non posso venire avanti, devo giocare questa. Direi questa e questa. Forse sarei dovuto venire sulla casa 9.
Adesso la corsa è all'incirca pari. Cinquantacinque secondi. Direi 4 e 2. Doppio 3. Direi qui. Qui. Sempre corsa pari, però la mia ancora è più arretrata, per cui sta meglio lui. Sei uno, niente da fare. Devo sperare in qualche indiretto. O in un bel doppio. 4, 5 o 6. 2-1, pessimo. Ottimo invece per lui, fa casa 8. Mi serve un 9. 5-4 e 6-3. Allora, 6, 5, double falcon. No, direi che gioco questa. Direi 4 e 1. Ottimo. 47 secondi. Eccezionale. Secondi. Sono in netto vantaggio. Sperare che non tiri subito un 6. E 3, non è un bel tiro. Ok, adesso 6. Perfetto, dovrei aver vinto il match. You played on advanced level.